Consigliere Ghiroldi, in occasione della discussione in tema di Olimpiadi con la riunione congiunta della Commissione Sport e Cultura e la Speciale Montagna, lei ha detto che è necessario soprattutto puntare sugli impianti di risalita, anche quelli dei centri minori. Perché? Beh, noi oggi abbiamo una grande opportunità, ovvero quella di rilanciare anche l'attività sciistica in maniera molto forte. E viviamo un momento in cui negli ultimi anni, diciamo, l'età media dello sciatore diciamo, si è alzata e abbiamo bisogno di approcciare soprattutto con i ragazzi giovani. Per fare un corretto lavoro da questo punto di vista abbiamo bisogno di creare quei luoghi dove i giovani possono avvicinarsi a questa pratica sportiva, soprattutto i giovani che provengono dalle grandi realtà metropolitane, ovviamente dalle città. E diciamo che in questo senso proprio i cosiddetti centri, impianti sciistici minori, hanno la possibilità di svolgere questo tipo di servizio. Sono generalmente impianti sciistici molto più vicini ai centri cittadini, dove il ragazzo ha la possibilità velocemente di avvicinarsi alla pratica, cominciare a fare lo sport e ovviamente imparare tramite i corsi e ovviamente tutto il sistema che aiuta i ragazzi a svolgere questo tipo di attività. Poi da lì il ragazzo, una volta imparato, ovviamente imparata l'attività, potrà svolgere la sua pratica sportiva anche negli impianti più distanti, di eccellenza, che ovviamente magari richiedono anche una maturità diversa. Quindi questo potrebbe essere l'opportunità delle Olimpiadi per la Val Camonica, insomma. Sì, un'opportunità perché in Valle Camonica noi abbiamo un grosso impianto che è quello di Ponte di Legno Tonale e abbiamo degli cosiddetti impianti minori situati soprattutto nella bassa Valle Camonica, Montecampione, Borno. Ovviamente c'è l'Aprica, ma si colloca sempre nell'Alta Valle. Abbiamo la Val Palot, sono piccoli impianti ma vicini alle realtà cittadine e quindi possono essere la palestra per i ragazzi.